scappa, scappa. Eh sì, ma quanto lo deve fare? È un quarto d'ora che è là con... Andrea! Un attimo. Andrea, hai fatto? Era meglio far venire quelli del laboratorio invece di farlo fare a te. Hai preso la terra? Prendine un po' anche là. Eh? Prendine un po' anche là. Presa lì? Ho visto che l'hai presa lì. E io ti ho detto di prenderne un po' anche là. Ma è questa? La butto? No, no, quella va bene. Sopra ci metti quella che vai a prendere là. Perché c'erano delle coltivazioni. Forse voglio sapere com'è anche lì, va bene? Beh, quella che ho preso lì sicuramente è buona. Sì, sì, io no, non metto in dubbio, ma io voglio che sia buona anche quella là, non solo quella lì. Ma scusa, se tu vuoi terra buona, quella là è sicuramente buona. Dai, lo so che è buona, ma voglio sapere che è buona. Allora, se non lo capisci, te lo ordino. La prendi lì, là, laggiù e la via. La via no, perché ho pisciato. Ma certo, lontano da dove, sennò vengono fuori le analisi delle tue urine, la bilirubina a manetta. Dai, ma dove vado a prendere sta terra? Là. Qua? Qua, per andare di là e andare di qua, vai. Mo. Ma scusa, non possiamo trattarla da rifiuto? E non ci rompiamo i coglioni. Adesso dobbiamo aspettare una vita. Ma possibile? Una vita. Oggi pomeriggio cominciavamo a lavorare, se fosse stato un rifiuto. Una vita, sono 15 giorni, famosi 15 giorni. Dai. Cosa vuoi che ti dica? Siamo in Italia e funziona così. Dai, ci si riorganizza il lavoro, che problema c'è? Tu dai. Organizzi il lavoro in cantiere. Però tutta la burocrazia me la devo ciucciare io. Sì, sei tu che smanetico, a ognuno il suo, sei tu bravo col computer. Che anche lì è l'analisi del terreno, e tutte le scartoffie, tutti i documenti, il portale, e stampa i documenti, e firma i documenti, e avvisa il comune di partenza che farai lo scavo, avvisa l'ARPAV, e dopo fai il trasporto del terreno, avvisa il comune destinatario che hai fatto il trasporto, avvisa l'ARPAV che hai fatto il trasporto. Ah dai, il gioco dei busolotti, un che lavora e 10 che mischia carte e mette timbri. Cosa vuoi? Però dall'altra parte, scusa, è un peccato buttare via la terra buona e considerarla rifiuto, scusa, A me mi piange il cuore, mi piange. È anche buona, ma te la fanno diventare cattiva così. Dai, ma possibile che in Italia sia sempre così? Possibile? Che cosa vuoi? Diventa svizzero! Risultati di vari carotaggi di terreno randomizzati sono comunicati insieme a tutta la documentazione nel nostro ufficio di Zurigo. Così noi abbiamo risultati in tempo reale oggi pomeriggio. Sì, anche scherzavo prima quando dicevo di diventare svizzero, Così noi facciamo in Confederazione Elvettica. Allora, sarete anche veloci a consegnare le analisi, però non so, vi tocca andare in giro vestiti così, eh?